ingredienti sono per 4 persone 350 g di petto di pollo, 125 ml di panna, 30 g di burro, un cucchiaino di polvere di curry, una cipolla, un limone, prezzemolo, sale e pepe. Prendiamo la nostra cipolla e la andiamo comunque a sbucciare. Dopodiché, per non farla cremare, la andiamo a lavare sia il coltello che la cipolla e andiamo comunque a tagliare la qua l'abbiamo tagliata prima in 4 pezzi e dopodiché comunque la andiamo a tritare. La grandezza logicamente la potete scegliere voi come più preferite. Ok, adesso andiamo a prendere il nostro burro e lo andiamo ad aggiungere nella pentola, così che la mettiamo su fuoco poi a soffriggere. Pollo tagliato a tocchetti, poi aggiungiamo anche il cucchiaino di curry e poi mentre si cuoce andiamo a spremere il nostro limone, così che poi andiamo ad aggiungere sia la panna e aggiungiamo anche comunque il nostro limone. Quindi questo qui è il risultato e lo lasciamo cuocere per altri 15 minuti. Questo qua è il risultato completo. Io in questo caso, visto che avevo più pollo, ho aumentato un po' tutte le dosi, quindi sinceramente di panna ne ho messa troppa e anche di curry ne avrei aggiunto di più per i miei gusti. Scusate anche per l'abbigliamento che avevamo io e il mio fidanzato. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con i like nei commenti e ci vediamo al prossimo video.